è da 2 anni che si continua a dire che non si trovano infermieri, non si trovano medici, non si trovano operatori sociosanitari, che le persone non vogliono più fare i concorsi. Bene, ci sono oltre 4.000 operatori sociosanitari, quelle professioni che garantiscono l'assistenza nelle strutture ospedaliere, nelle strutture residenziali, che hanno fatto un concorso sul quale loro hanno speso soldi, ma ha speso soldi anche la Regione, ne sono state assunte meno della metà e oggi la Regione non intende dar corso a quella graduatoria lasciandola scadere a luglio per poi eventualmente rifare un concorso. Pensiamo che sia la dimostrazione che non si investe sul lavoro, non si investe sulle figure professionali, siamo qua a chiedere invece che si cambi marcia, si proroghino le graduatorie e si assuma il personale.